Walter Clivati, il direttore sportivo del gruppo sportivo Massì Supermercati Brivio. Pronti ad una nuova stagione, siete qui sul Lago di Garda a prepararvi. Quali sono i presupposti che sono creati in queste prime settimane di allenamento? Diciamo che abbiamo iniziato la preparazione da 2 mesi, adesso stiamo qua rifinendo la preparazione e speriamo, come tutti gli anni, di fare una buona stagione, come abbiamo sempre più o meno fatto. Basta, niente, dopo sicuramente qualche ragazzo di buon valore ce l'abbiamo, speriamo che le attese siano buone, insomma, ecco. Però vorremmo fare una buona stagione. Diciamo. Qual è la composizione della squadra e quali sono magari i ragazzi da cui vi aspettate qualcosa in più, anche da quelli del secondo anno, magari dopo l'esperienza dell'anno scorso? Beh sì, abbiamo 3 del primo anno e 5 del secondo anno e 3 o 4, diciamo che ci aspettiamo di buone cose. Poi anche quelli del primo anno sono abbastanza discreti, diciamo. Speriamo di far bene, speriamo di partire bene, ecco il nostro obiettivo è di partire bene quest'anno e vediamo un po' col succedersi delle gare, vediamo un po', insomma. Partenza, appunto, ormai manca poco, un paio di settimane, dove avverrà il debutto, se già lo avete deciso, e poi quali sono i programmi per il proseguo della stagione? Diciamo che il debutto faremo a Zanica. Prime gare faremo Zanica e Treviglio sicuramente e poi dopo faremo tutte le gare, diciamo, a livello regionale, nazionale, vediamo un po' anche in base alla forma dei ragazzi, però non è che abbiamo obiettivi di grandi, quindi faremo, diciamo, per lo più gare regionali, diciamo. Riccardo Viganò è il tecnico della sezione, diciamo, fuoristrada e gran fondo della Massì Supermercati Brivio, un gruppo comunque abbastanza numeroso e che ha già un programma ambizioso per la stagione 2011. Sì, per quanto riguarda la parte femminile c'è Sonzoni Manuela, la nuova entrata, che farà le gran fondo su strada e le cronoscalate del trofeo dello scalatore bergamasco. E poi ci sarà la Bonfanti Monica, riconfermata anche quest'anno, farà le gran fondo su strada e anche mezzo Ironman a Palma di Mallorca. E poi gli altri ragazzi faranno le gran fondo in aiuto delle ragazze. E invece Paolo Ledi farà mountain bike Orobie Cup e qualche gran fondo fine stagione. Sonzogni Emanuela è una delle atlete della Massì Supermercati Brivio, sarà impegnata quest'anno soprattutto nelle gran fondo. Quali sono i tuoi obiettivi e le speranze per questa stagione che sta per iniziare? Ma quest'anno sarà più che altro una stagione così di esperienza, quindi punto più che altro a correre magari il maggior numero di gare per mettere chilometri nelle gambe, poi se verrà qualcosa di buono bene, comunque più che altro punto a fare esperienza. Paolo Ledi è uno degli atleti di punta della squadra MTB della Massì Supermercati Brivio. Quali sono i tuoi programmi e ambizioni per la stagione che sta per iniziare? Per la stagione che sta per iniziare ho l'idea di partecipare all'Orobie Cup, che l'anno scorso e 2 anni fa ho vinto. E anche se so che quest'anno, cambiando categoria, sarà difficile ripetermi, voglio comunque provare a ottenere un buon piazzamento sul podio e magari fare qualche gran fondo per fare un po' di esperienza.